Voglio fare questo video intitolato Ritroviamoci alla domenica perché la domenica per molte persone ancora, forse meno di un tempo, ma ancora molte, ci si ritrova, si prega. E proprio perché in questi giorni, precisamente ieri, c'è stata la veglia, c'è stata la giornata di preghiera, indetta dal Sommo Pontefice inerente agli attacchi in Siria contro la guerra in generale, poi nello specifico. Ma queste sono occasioni di ritrovo, quindi molte persone si ritrovano e sono, l'ho già detto anche in un video precedente, delle belle cose. Poi che altre argomentazioni ci sono in questi giorni che bollono in pentola? L'argomentazione principale, una delle argomentazioni principali è Silviamo il Silviabile, cioè come si potrà silviare il buon Silvio dalla sua interdizione, dal suo mantenimento di tutto ciò che ha acquisito, da tutti i suoi benefici, come si potrà silviare il buon Silvio? Silviamolo, almeno potrà continuare a esercitare la sua politica. Saranno tutte cose che vedremo nei prossimi giorni. È una cosa grave che rischiamo di vedere nei prossimi giorni, è il depauperamento della nostra Costituzione grazie al cambiamento dell'articolo 138, ma di questo nessun mezzo di informazione ne parla. È molto più comodo parlare di come silviare il silviabile, fa molto più comodo parlare senza nulla togliere l'iniziativa della preghiera indetta dal Papa e degli attacchi in Siria, perché su questi temi c'è molta più possibilità di divagare, di dire tutto e di dire nulla, fa molto meno comodo parlare dell'iniziativa intrapresa ieri dai ragazzi del Movimento 5 Stelle che in difesa della Costituzione sono saliti sul tetto del Palazzo della Camera dei Deputati. Qui non si parla perché ci sarebbe ben poco da dire, se non che la politica sta andando nell'interesse dei soliti, se non che si sta cercando di fregare la gente mantenendola disinformata, se non facendo capire alla gente che questo non è il governo delle larghe intese, ma il governo di intese alla difesa dei soliti interessi. Quindi sostanzialmente dobbiamo ritrovarci e come siamo capaci di ritrovarci a pregare, come siamo capaci di ritrovarci ad andare a messa, come siamo capaci di ritrovarci quando portiamo nostro figlio a giocare a calcio e a chiacchierare del più e del meno, dovremmo essere capaci, o come quando siamo capaci anche di andare al bar, di uscire con amici, dovremmo essere capaci anche di ritrovarci nel passarci le informazioni, nel passarci le conoscenze, perché questo è l'unico modo di contrapposizione e di un avvio verso la strada della sconfitta di questi sistemi marci, di questi partiti marci, schiavi del capitalismo imperante, burattineggiati dal capitalismo, perché ricordiamo che PD, PDL e Lega non sono altro che partiti in mano del capitalismo imperante che fanno agli occhi dell'informazione, giocano, diciamo, un ruolo diverso, ma in realtà propendono tutti per un unico interesse alla difesa del capitalismo imperante e non alla salvaguardia dei cittadini e dei loro interessi. L'hanno dimostrato da un ventennio, io credo che un ventennio basti per dimostrare ciò che si è, un ventennio basta per far vedere quella che è la propria condizione
coerenza quelli che sono i propri pregi e i propri difetti. Ammesso e concesso che pregi ne abbiamo tutti e difetti ne abbiamo tutti, perché pregi e difetti, ricordiamo, li hanno anche i peggiori dittatori, qui non si tratta di vedere più i pregi o i difetti, si tratta di capire che ci stanno togliendo tutti i poteri come cittadini e noi come cittadini dobbiamo riprenderci tutti i nostri poteri, soprattutto il più importante, che è quello della partecipazione diretta e che è quello che un unico movimento che sta difendendo la Costituzione, che viene accusato, che viene diffamato con tutti i mezzi di informazione contro, con tutte le cariche istituzionali contro, con tutti i giornali contro e chi più ne ha, più ne metta, questo è il Movimento 5 Stelle. È l'unico, e ribadisco, l'unico movimento che sta lavorando in queste situazioni. Il problema è che ovviamente i mezzi di informazione non ne parlano o ne parlano come vogliono loro, questo è ovvio, perché il mezzo di informazione è in mano ai partiti e soprattutto in mano al capitalismo, quindi non potrebbe fare altrimenti, sarebbe da stupidi fare altrimenti. Voi avete visto un ladro che va a rubare, poi dice: sono stato io andare a rubare, prendimi così, mi sbatti dentro e ti riprendi la merce. No, quindi è naturale, è scontato, è normale che se il cambiamento non arriva da noi non potrà mai avvenire. È normale che se l'informazione è corretta non andiamo a cercarla, a sviscerarla noi, questa non ci giunga. È normale che un sistema del genere ormai degenerato protegga se stesso, perché è fatto da degenerati, quindi protegge se stesso. E allora l'informazione, quella pulita, quella vera, dobbiamo averla noi con il passaparola. Dobbiamo cercare di passarla ai più fortunati, quelli che hanno maggiori possibilità, perché hanno la rete, perché hanno magari più tempo da dedicare, perché hanno maggiori possibilità di interpellare o di essere protagonisti di certe situazioni. Devono passarla ai meno fortunati, ai meno capaci di accedere alla rete, a coloro che magari hanno anche meno tempo da dedicare. Devono magari cercare di portare a determinati eventi o a determinati banchetti o in determinate situazioni persone che hanno difficoltà. Questo vuol dire progredire. Questo vuol dire far girare l'informazione giusta, l'informazione pulita. Certo, non dobbiamo aspettarci un aiuto dai media, non dobbiamo aspettarci un aiuto da questo marcio, putrido, insulso sistema, ma mai, non ce lo daranno mai, ci metteranno sempre i bastoni tra le ruote. Per cui ritroviamoci, ridiscutiamoci, cerchiamo di capire, di comprendere, di fare il possibile per studiare cosa sta succedendo, di rimpossessarci del nostro libero arbitrio, di sostenere chi vuole veramente la nostra partecipazione, chi vuole veramente la nostra partecipazione. Certamente chi non è al potere e chi vuole veramente la nostra partecipazione, chi dimostra di difendere la nostra Costituzione, di difendere i nostri diritti, di difendere la nostra democrazia. Non certo chi vuole cambiare l'articolo 138 della Costituzione, non certo chi in questi giorni ne approfitta di eventi come l'attacco alla Siria, importantissimo, ne approfitta di eventi come Silviamo il Silviabile, altrettanto evento fatto diventare importante, gonfiato a dismisura per confondere le idee della gente, per far disperdere un po' di informazione su questo e non farla concentrare su altri temi importanti come quello della Costituzione. Ecco, io credo che veramente lo sforzo di chi può informare sia proprio quello, cercare di aprire negli occhi della gente, cercare di aprire occhi e mente della gente, cercare di indurre le persone a informarsi in modo diverso, ad ascoltare, a comunicare, ad accedere alla rete. Ecco, questo sia veramente fondamentale. Dobbiamo ritrovarci un po' tutti in questo senso, ritrovarci a discutere, ritrovarci a chiedere ma perché?
Ma perché? E smetterla di pensare con ma tanto io non posso, ma tanto io non faccio, ma tanto non serve a nulla. Se non puoi, non fai, non lo può nessuno. Non lo può nessuno. Assolutamente. Se un ladro viene a rubare in casa tua e tu non fai denuncia e lasci che questo faccia e così fa un altro e così fa un altro, diventa una cosa lecita, una cosa normale. Se tu non ti lamenti, tutto diventa normale. Allora, noi è vero, ci lamentiamo, ma ci lamentiamo con le parole e non facciamo i fatti. Perché? Perché siamo stati svuotati, siamo stati resi incapaci. La nostra partecipazione non ha più un significato nemmeno all'interno di noi stessi, nemmeno nella nostra interiorità. Cosa partecipo a fare? Tanto da che mondo e mondo è così. Ma ragazzi, il mondo l'ha cambiato chi ha deciso di cambiare le cose, non chi è stato seduto a pensare il mondo tanto è sempre stato così e non ha mai cercato di cambiare le cose. Perché se tutti avessero pensato il mondo è sempre stato così, voi non avreste il computer, voi non avreste l'automobile, voi non mandereste i vostri figli a scuola, voi non fareste niente di niente. Per cui chi pensa il mondo è sempre stato così e non evolve, non cerca di indursi al cambiamento, è un perfetto idiota e questo gli va riconosciuto. E allora tutti coloro che pensano ma tanto non si può cambiare sono dei perfetti idioti mummificati perché hanno ormai atrofizzato il loro cervello, hanno accettato la loro condizione umana di essere una macchina, di essere un oggetto, di essere schiavi del sistema, di non poter cambiare, di accontentarsi di essere degli oggetti di questo sistema, dei numeri da sfruttamento, delle macchine da produzione e una volta finito il ciclo essere buttati via. Questa è la sostanza, quindi bisogna lavorare in questo senso. Ritroviamoci non solo pregando, non solo facendo le cose di routine, non solo trovandoci discutendo quando si porta il figlio a calcio, quando si va al bar, quando si va a vedere la partita, ma rimettiamo in piedi delle cose che si sono un po' perse, come si facevano una volta, il parlare con amici, il discutere con il vicino, il passare le informazioni, il cercare di attaccare bottone con chi si trova per strada mentre si è alla fermata dell'autobus o del pullman, il cercare di parlare una riapertura con il proprio inquilino, con il proprio vicino di casa, perché questo è importante, si scambiano le informazioni, scambiare le informazioni vuol dire conoscere, conoscenza, conoscenza. Il sistema non ci dà uno scambio di informazioni. Il sistema ci dà le informazioni che gli fanno comodo, le informazioni che incutono paura, terrore, le informazioni che insabbiano, offuscano le menti, per poterle tenere schiave, sporche, incapaci, ignoranti. Noi dobbiamo combattere tutto questo, ma non dobbiamo aspettarci che ci arrivi qualcosa dalle attuali istituzioni. Assolutamente no, dobbiamo farlo noi stessi, informandoci e a nostra volta informando. Allora, ritroviamoci in questo senso. State pur tranquilli che verrà silviato il silviabile, Silvio non farà nessuna brutta fine, ci mancherebbe altro, questo scordatevelo. Mi spiace dare una brutta notizia a chi si sarà illuso che ciò possa accadere, ciò non potrà assolutamente accadere. La Costituzione, ahimè, quelli del Movimento 5 Stelle ce la stanno veramente mettendo tutta per difenderla, ma non so se riusciranno, probabilmente riusciranno a mettercela in quel posto anche questa volta. Sarete sempre più nella merda se non imparerete a informarvi e a informare e se non vi sveglierete sarete sempre più nella merda. Io lo sarò con voi, ma con gioia e allegria potrò dire non è colpa mia, ma è colpa tutta vostra, di voi che siete stati disinformati, che avete voluto continuare ad essere disinformati, di voi che
forse in maniera illusoria, in maniera statica, in maniera amorfa, continuate a credere a questo regime e a sostenerlo, di voi che non fate nulla, continuate a fidarvi dei giornali, delle televisioni, delle informazioni di regime, la mia soddisfazione sarà quella almeno quando saremo tutti necessariamente nella merda, di avere a chi attribuire la colpa. La colpa sarà vostra, potrò finalmente incazzarmi con voi e potrò riversare tutta la mia disperazione, frustrazione, quel che ne deriverà. Magari non ne deriverà assolutamente niente, questo non posso saperlo, o magari anche sì, comunque saprò con chi arrabbiarmi. Il problema è vostro, voi che sarete rimasti amorfi, voi che sarete rimasti disinformati, voi che sarete rimasti nell'ignoranza, con chi vi incazzerete quando sarete totalmente nella merda? Se non con voi stessi, con il sistema, ma il sistema l'avete sostenuto voi, il sistema lo state sostenendo voi, allora con chi vi incazzerete? Questo è un sistema che non ci porta da nessuna parte, è un finto governo delle larghe intese, perché è un governo partorito dal capitalismo imperante con la complicità di non solo di Berlusconi, ma anche di quell'altro Gargamella, del buon Pierluigi Bersani, quindi due partiti agli opposti che si sono congiunti per silviare il silviabile, e questo è tutto dire, per non parlare dei favoritismi che negli anni 90 D'Alema, dimostrandosi agli opposti, fece a Berlusconi, come la concessione di frequenze televisive, ma adesso non divaghiamo. Questo sta a dimostrare come vi sia sempre stato da un ventennio un inciucio tra sinistra e centrodestra, e come sia stata una finta battaglia di opposizione, come in realtà l'opposizione non sia mai esistita. E va analizzato in questo senso il sistema. Perché siamo arrivati a ciò? Perché c'è stata la porcheria del Porcellum, perché ci sono state le coalizioni, e la coalizione è la più grande porcata a livello democratico che possa esistere, questo lo torno a ribadire, la più grande porcata a livello democratico che possa esistere è la coalizione. Quindi sveglia, ritroviamoci a informare, ritroviamoci a informarci, perché veramente ci stanno portando via tutto. E guardate che il cambiamento dell'articolo 138 della Costituzione, l'informazione non ve ne parla, proprio perché è un ennesimo schiaffo alla democrazia, è un'ennesima presa per il sedere al cittadino. Allora, giusto per mettere in pratica quello che ho appena detto, sapete cos'è l'articolo 138 della Costituzione? Non lo sapete? Andatevelo a vedere, così vi renderete conto di cosa stanno cambiando. Perché poi se ve lo dico io, esce il solito discorso: questo è di parte, un 5 Stelle, ha esagerato, ha enfatizzato. Andatevelo a vedere voi, se vi interessa. Se non vi interessa, benissimo, vuol dire che siete degli eviti, allora non meritavate nemmeno di ascoltare questo video. Andate a vedere voi, traete nelle vostre conclusioni e cercate di capire il perché questi ragazzi si battono, il perché questi ragazzi sono saliti su un tetto e adesso andranno anche incontro a dei problemi, e cercate di capire, a fronte di questo, chi sta veramente lottando fino in fondo per la nostra libertà, per la nostra dignità, per la nostra democrazia e per la nostra partecipazione. Chi è rimasto ancora che lotta? Chi? Queste poche persone, questo pugno di persone che sono rimaste che lottano, che vogliono dare dignità a 9 milioni di cittadini che li hanno scelti. Chi sono? Chi sono queste persone? Gli unici, neanche un cane che li segue, neanche un cane dei partiti di opposizione. Chi sono queste persone? Fate voi i vostri conti, fate voi le vostre scelte, rispondetevi da voi a queste domande.
Buona domenica a tutti, che l'ignoranza e la disinformazione se ne vada da voi al più presto possibile. Attiva l'audio voiceover. VoiceOver non attivo. VoiceOver. Opzioni di registro. Interrompi. Volume riproduzione. Interrompi registrazione pulsante.